5 luglio, in fase di decollo, uno spaventoso incendio fece precipitare il Concorde F-203. Il tragico incidente segnò la fine della gloriosa carriera dell'aereo supersonico. In questo video parleremo delle cause che portarono alla sciagura. Se vi piace il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Spaziale BAC Concorde, noto più semplicemente come Concorde, è stato un aereo da trasporto civile supersonico. Il Concorde fu progettato sul finire degli anni 60 da un consorzio anglo-francese formato dalla francese Aerospaziale, confluita nel 2000 nel gruppo Airbus, e dalla britannica British Aircraft Corporation, confluita poi in BAE System. Oggi in cabina era composto da 3 membri, pilota, copilota e dall'ingegnere di volo. Quest'ultimo aveva il compito di gestire i 4 motori con posto bruciatore Rolls-Royce. Questi spingevano l'aereo a una velocità di Mach 2,04, pari cioè a 2179 km/h, alla sua quota operativa di 17.000, con l'impressionante consumo di 17 litri a passeggero ogni 100 km. Il comfort non era il massimo, il rumore era assordante e gli spazi angusti. Ma cosa lo rendeva speciale allora? Semplice, la velocità. Basti pensare che New York era raggiunta dalla Francia o dalla Gran Bretagna in sole 3 ore e mezza circa. Air France 4590 era un volo charter internazionale di Air France, previsto dall'aeroporto Charles de Gaulle a Parigi fino all'aeroporto internazionale John Fitzgerald Kennedy a New York. Il pilota coinvolto era una macchina di 25 anni che effettuò il suo primo volo il 31 gennaio 1975. L'ultima riparazione programmata dell'aereo avvenne il 21 luglio 2000, 4 giorni prima dell'incidente. Nessun problema fu segnalato. Al momento dell'incidente l'aereo aveva volato per 11.989 ore e aveva effettuato 4.873 cicli di decollo e di atterraggio. Il decollo del 25 luglio 2000 è stato l'unico incidente mortale del Concorde durante i suoi 27 anni di storia operativa, tanto che fino ad allora era ritenuto uno tra gli aerei più sicuri al mondo se considerata la distanza percorsa e il numero di passeggeri trasportati. Nel Concorde si trovava l'esperto comandante Christian Martin, assistito dal copilota Jean Marcon e dall'ingegnere di bordo Gilles Arjouan. Le operazioni di rullaggio iniziarono alle 16.30 circa nel hub dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi sulla pista 26R. 5 minuti prima della partenza del Concorde, il volo Continental Airlines 55 decollò dalla stessa pista per l'aeroporto internazionale di Newark. Durante la fase di decollo, perse sulla pista una striscia di titanio che faceva parte dell'inversore di spinta del motore numero 3. Questa aveva dimensioni di circa 43 cm di lunghezza, dai 3 ai 3,5 cm di larghezza ed uno spessore di 1 mm. 16.43 ora locale, il Concorde aveva ormai percorso 1810 metri di pista e aveva raggiunto i 330 km/h. Proprio a quel punto colpì con la ruota destra del carrello anteriore la barra di titano. Quest'ultima squarciò lo pneumatico, facendolo staccare un grosso pezzo dello stesso, che andò a tranciare i cavi del carrello posteriore e colpì il serbatoio numero 5 dell'ala sinistra ad una velocità di 500 km/h. L'urto del pezzo di pneumatico non fece collassare strutturalmente il serbatoio, ma generò all'interno dello stesso un'onda di pressione che fece saltare il tappo del fornimento. Ne scaturì una fuoriuscita di carburante con una portata di circa 75 litri al secondo. Il carburante che usciva dal serbatoio andò a investire i cavi elettrici del carrello tranciati dal lutto con il pezzo di pneumatico. Si creò a questo punto un arco elettrico che generò un violento incendio. Il motore numero 2 si incendiò, l'ingegnere di bordo attivò subito l'antincendio, mentre il motore numero 1 andò in avaria perdendo la spinta. Il velivolo ormai aveva superato la velocità critica V1, era quindi costretto a decollare e non poteva abortire la procedura, utilizzando i solo motori dell'ala destra, numero 3 e numero 4, più un 15% della spinta del motore numero 1. I piloti, con ormai i comandi di volo fuori uso per via dell'incendio, calarono la spinta dei motori 3 e 4 e tentarono di raggiungere disperatamente il vicino aeroporto di Parigi-Le Bourget.
Nonostante queste manovre, il rotolo aumentò, facendo inclinare il velivolo fino a 100 gradi. A questo punto il velivolo andò in stallo e precipitò alle 16:44 sull'hotelissimo Le Raleigh Blues Hotel di Gonesse, a sud-ovest dell'aeroporto. Le vittime totali furono 109, 9 membri dell'equipaggio più 100 passeggeri. Nell'incidente perirono anche 4 persone dell'albergo e altre 6 rimasero gravemente ferite. L'indagine ufficiale fu condotta dall'ufficio investigativo francese sugli incidenti, il BEA. La relazione finale, pubblicata il 16 gennaio 2002, sancì che l'aereo era stato sovraccaricato di 810 kg, anche se questo non influì sull'incidente. Quello che si scoprì invece fu che la striscia di titanio che si staccò dal precedente aereo non era stata né fabbricata né installata secondo le procedure definite dal fabbricante. Quanto riguarda il Concorde, invece, nonostante l'equipaggio fosse addestrato e certificato, non esisteva alcun piano per il guasto simultaneo di due motori sulla pista, poiché era considerato altamente improbabile. Mentre due dei motori hanno avuto problemi e uno di loro è stato spento, il danno alla struttura dell'aereo fu così grave che l'incidente sarebbe stato inevitabile, anche con i motori funzionanti normalmente. L'incidente del volo AF4590 non fu la causa scatenante del ritiro del Concorde dai cieli, ma fu di sicuro uno dei principali elementi scatenanti. Questo incidente, insieme agli altri altissimi costi di gestione e manutenzione e all'elevatissimo consumo, mandarono in crisi il programma. Dopo alcune migliorie, Air France e la British Airways erano pronte a rilanciare i propri Concorde, ma la crisi di domanda commerciale a valle degli attentati dell'11 settembre portarono le due compagnie a ritirare definitivamente i loro gioielli dai cieli.